Tutti conosciamo il simbolo che si nasconde nella Chiesa materiale, c'è la Chiesa che è il corpo di Cristo, c'è la Chiesa che siamo noi, oltre la Chiesa materiale. All'inizio di questa liturgia noi compiamo il rito della purificazione e vogliamo purificare la Chiesa che è dentro di noi, perché in questa Chiesa che è dentro di noi si celebra il sacrificio, nella partecipazione nostra al sacrificio di Cristo, nostro capo, noi che siamo le sue membra. Dobbiamo purificarci, fratelli e sorelle. Sono venuti durante la processione due testi in mente, il primo è di Malachia e l'altro più noto è la purificazione che Gesù compie nel Tempio in Giovanni. Ecco, entra nel suo Tempio il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Egli è come il fuoco del fonditore e come la lessiva dei lavandai, chiede per fondere e purificare. Egli affinerà come oro e argento i figli di Levi, perché possono offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Il Signore vuole purificare il suo santo Tempio, vuole purificare i nostri cuori e vuole purificare anche questa assemblea come corpo del Signore, come Chiesa del Signore. Lasciamoci purificare. Ecco, entra nel suo santo Tempio l'angelo dell'alleanza, il Signore che voi sospirate. E Gesù a Gerusalemme entra nel Tempio e vede che tante cose non vanno. Si compra e si vende. La casa di suo padre è diventata spelonca di ladri, luogo di affari, e il Signore va a purificare. Lo zelo del Signore lo divora. La casa di mio padre è casa di preghiera. Rovescia tutto e caccia tutti dal Tempio. E quando gli domandano con quale autorità fai questo, egli risponde, io sono nella casa di mio padre, io sono il Signore. Dice il Signore, il mio Signore, siede alla mia destra. Ecco, Gesù questa mattina viene a purificare. Egli, l'angelo dell'alleanza, viene a purificare. Entra nel Tempio di suo padre, che è il Tempio suo. Entra in questa assemblea ed entra in ciascuno di noi e vuole purificare. Lasciamo entrare il Signore Gesù in questo gruppo, ma lasciamo soprattutto entrare il Signore Gesù nel nostro cuore, perché si è purificato da tutto ciò che ingombra il Tempio Santo di Dio. Ognuno di noi è Tempio di Dio ed è casa di preghiera. Lasciamoci purificare dal Signore in questo momento, dall'acqua lustrale. Attraverso quest'acqua il nostro cuore sarà purificato e possiamo così celebrare insieme il sacrificio del Signore, offrire a Dio l'ostia pura monda come nei tempi antichi.
O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima nostra venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergi, mio Signore, cuori sopra e sarò mondato. Lavami e sono più bianco dalla neve. Esco l'acqua che sgorga dal Tempio Santo di Dio. A quanti giungerà quest'acqua, giungerà la purificazione e la salvezza, dice il Signore. Una fonte di acqua viva che lava ogni peccato e in tutto il mondo rinnova la vita. Alleluia. Ecco, lasciamoci purificare interiormente dal Signore. Quest'acqua deve penetrare dentro di noi, deve veicolare il dolore e deve ottenere da Dio il perdono dei nostri peccati, la purificazione della mente e del cuore, da ogni dubbio e da ogni perplessità, nella purezza della fede, il nostro cuore da tutti i sentimenti di ostilità, per ripristinare un clima di amore, deve purificare i nostri sensi, gli occhi, le orecchie, la bocca, tutto l'essere nostro, perché possiamo partecipare così al sacrificio del Figlio di Dio, che è sacrificio suo e sacrificio nostro, al nome del Dio Padre. O Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che nelle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore, benedici il tuo popolo e ravvivi in noi per mezzo di quest'acqua il ricordo gioioso del santo battesimo. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Grande e mirabile Dio nel tuo santuario, il Dio di Israele, da Sion è venuta la potenza del Signore verso il suo popolo, sia benedetto sempre Dio, e tutto il popolo acclami alleluia. Alleluia. E adesso nel grido dell'alleluia, dopo la purificazione, intoniamo di gloria, unendo la nostra lode alla lode degli angeli. Il Padre cerca questi adoratori, e siamo noi gli adoratori del Padre, quelli che Egli cerca, quelli che pregano in spirito e verità, quelli che uniti dall'unico spirito e collocati nella verità che è Cristo Gesù, bruciano l'incenso della preghiera a Dio, l'incenso della fede,
della speranza e dell'amore. Ogni volta che noi vediamo questo incenso salire, questo incenso che esce come profumo gradito a Dio, questo incenso che è la preghiera, e la fede, la speranza e l'amore che noi bruciamo al Padre e gli rendiamo il culto vero, il culto del Figlio suo. Fratelli e sorelle, celebriamo la festa della dedicazione del Tempio. La Basilica del Laterano, ma questa Basilica del Laterano, capo di tutte le chiese, centro di tutte le chiese, ci indica l'unità della Chiesa. La Chiesa è una, cattolica, universale, che si manifesta nelle diverse chiese particolari, ma la Chiesa è una. E celebrando la festa della Chiesa Madre di tutto il mondo, noi celebriamo l'unità della Chiesa, la cattolicità della Chiesa, e ricordiamo che nelle diverse chiese, quelle particolari, quelle locali e anche quelle così domestiche, perché dovunque ci sono due o tre che credono nel nome di Gesù, lì c'è una piccola chiesa, si manifesta Cristo Gesù, si manifesta cioè la Chiesa Santa Universale, cioè la Chiesa è una, ma comparisce là dove lo Spirito manifesta il Cristo, la presenza del Cristo, il grande liturgo di Dio, l'unico vero liturgo di Dio. Quando noi ci raduniamo o nelle grandi assemblee, quando noi ci raduniamo nel Laterano o in San Pietro o nella cattedrale o in questo luogo, è sempre Cristo liturgo che raduna i suoi figli, raduna il suo corpo e dal suo corpo offerto a Dio fa emanare l'adorazione, il culto a Dio suo Padre. Dobbiamo sentire questa verità dentro di noi quando noi ci raduniamo per pregare e Cristo presente in mezzo a noi. E la preghiera sua è dentro di noi. Diceva bene Agostino, riconosco cristiano la voce di Cristo nella voce dell'assemblea che prega. E riconosci tu, o cristiano, la voce tua in Cristo, la preghiera tua in Cristo. È Cristo che prega in noi, e noi preghiamo in Cristo. Ed è da Cristo, dal corpo di Cristo, e da Cristo capo, che sale la preghiera a Dio, il culto vero, quello gradito al Signore. E allora che avviene l'adorazione vera del Padre, di Dio, e tutto l'universo che adora Dio, riconosce Dio, ed è il Cristo totale che si realizza, che attua il suo regno e lo offre al Padre, un regno di adoratori. Tutto l'universo adora in Cristo Gesù il proprio Creatore. Io vorrei che fosse dentro di noi questo senso dell'unità. Tutti formiamo un solo corpo,
Tutti formiamo un'unica Chiesa, una Chiesa orante, che è Cristo sempre in mezzo a noi, il capo della Chiesa, e vorrei che ciascuno di noi fosse una Chiesa dove si celebri il culto di Dio. Ecco perché il Signore ci esorta alla purificazione del Tempio. Ma in questo momento vorrei fermarmi non tanto alla Chiesa come corpo di Cristo, non tanto alla Chiesa che siamo noi come luogo dove Cristo vuole essere sia adorato, ma dove vuole che si adori il Padre, quanto sulla prima lettura, sulla preghiera stessa. Siamo in un momento di preghiera al Padre, in Cristo Gesù, mediante lo Spirito. Questa mattina entra in questo Tempio Salomone, che è Cristo Signore, il capo della Chiesa, ed è Lui che prega il Padre, prega Dio, come capo della Chiesa, perché Dio discende in questo luogo, dimori in questo luogo e ascolti in questo luogo la nostra preghiera. Rimettiamo sulla bocca di Cristo la preghiera di Salomone. Signore, Dio di Israele, non c'è altro Dio all'infuori di Te. Ecco il primo moto, movimento dell'orante questo, riconoscere che Dio è Dio, l'unico Signore, e dobbiamo oggi ribadire questa grande verità, perché nella preghiera noi esprimiamo la nostra fede. Dicevano gli antichi, lex orandi, lex credendi, noi preghiamo quello che crediamo, esprimiamo la nostra fede nella preghiera, ed è sempre bene, appena ci mettiamo a pregare, noi che siamo in Cristo Gesù, noi che siamo animati dallo Spirito, di professare la nostra fede e di tributare a Dio quell'onore che Gli si deve davanti alla miscredenza del mondo. Dobbiamo professare la nostra fede, oggi soprattutto che il mondo non crede più, non accetta Dio, perché al posto di Dio mette se stesso. Oggi che si rifiuta Gesù, non vogliamo che Lui regni sopra di noi. Oggi che il mondo rifiuta il suo Spirito, ha rinnegato il suo Spirito, noi, corpo mistico di Cristo, noi, Chiesa di Dio, luogo di salvezza, dobbiamo ribadire questa fede, dobbiamo proclamarla, e la cosa più urgente che dobbiamo fare, quello che dobbiamo sentire, Dio è l'unico Dio, è il vero Dio, è il Creatore, e noi siamo Sua creatura, il mondo è stato creato da Lui, noi siamo immagine Sua, tutto il mondo deve guardare in alto al proprio Creatore, e noi tutti dobbiamo elevare le creature e riordinarle al Creatore, perché l'ordine universale è stato sovvertito e dobbiamo noi restaurarlo in Cristo Gesù. E allora la prima cosa che dobbiamo ribadire quando ci mettiamo a pregare è questo: o Dio, Tu sei l'unico, Tu sei il Signore del cielo e della terra, noi siamo Tua creatura, e prostrarci in adorazione davanti al Signore, non domandare, ma prima di domandare, professare che Dio è il Signore,
che noi siamo sue creature, che il mondo gli appartiene. Questa preghiera deve essere lanciata e ascoltata da tutti, perché tutti riconoscono che Dio è l'unico vero Dio e non c'è altro Dio all'infuori di Lui. E dobbiamo professare questa fede davanti a un mondo incredulo, davanti a un mondo bestemmiatore, davanti a un mondo che ha dimenticato il proprio Padre, che ha dimenticato la fonte da cui è prevenuta la vita. O Signore Dio di Israele, non c'è un Dio come Te. Tu sei lassù nei cieli, Tu sei grande, Tu sei immenso, però Tu hai scelto questo luogo. I cieli non ti possono contenere, Tu sei immenso. Della Tua presenza è pieno l'universo, il quale se esiste, esiste perché ci sei Tu. Tu sostieni nel Tuo Cristo tutta la creazione. Ma Tu scegli alcuni luoghi in cui vuoi essere onorato. Scegli alcuni luoghi in cui l'assemblea dei Tuoi figli deve radunarsi per lodarti e benedirti. Ecco allora che Tu che mantieni l'alleanza, Tu manifesti la Tua misericordia in questo luogo che Tu hai eretto, in questo luogo dove Tu hai posto la Tua sede, perché il popolo si raduni e innalzi la preghiera a Te. Fratelli e sorelle, noi non sappiamo i disegni di Dio, perché ci sono nascosti, ma ci sono dei luoghi particolari che noi chiamiamo chiese, basiliche, tempio, cappella, come volete, con tanti e tanti nomi, ma soprattutto tempio, cioè separato, luogo separato, luogo consacrato, dove Dio vuole essere onorato, dove vuole che la gente si raduna e preghi, perché quel luogo è un luogo benedetto. Noi non sappiamo perché il Signore ha voluto questo luogo, ma una cosa è certa, che il Signore abita qui, che il Signore è qui. È vero che i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, dovunque si trovino, ma è pur vero che Dio sceglie dei luoghi particolari dove questo popolo in cammino si possa radunare e far alzare a Dio la propria preghiera. Non sappiamo i disegni di Dio, il perché il Signore sceglie dei luoghi. Possiamo intuire, ogni volta che io penso alla preghiera che si svolge in questo luogo, penso all'Aia di Arauna, dove l'angelo sterminatore falciava le vite. E l'angelo ebbe l'ordine di Dio, fermati. E in quel luogo venne eretto il Tempio di Dio. Noi non sappiamo, ma adoriamo l'Onnipotente. E in questo luogo da Lui scelto, noi vogliamo pregare il Signore. Perché lo preghiamo? Qui segue la preghiera di Salomone. Ascolta il grido e la preghiera che noi Tuoi servi ti rivolgiamo. Signore, perdona al Tuo popolo, perdona i nostri peccati. Ecco la prima preghiera. Ci rivolgiamo a Dio in alto e predichiamo che Lui è l'unico, che Lui è il misericordioso, che Lui è nostro Padre,
ma poi rivolgiamo lo sguardo a noi, ai nostri peccati, e diciamo: Signore, tutti siamo peccatori, tu sei il santo, noi siamo i peccatori. Siamo sì la tua chiesa, ma una chiesa che si rinnova, una chiesa che si purifica. Siamo peccatori davanti a te. Perdoni il nostro peccato nel sangue del tuo Figlio. Mediante il tuo Spirito, purificaci, o Signore, perdoni i peccati di questo popolo. Fratelli e sorelle, anche questa mattina dobbiamo rinnovare questa preghiera a Dio. Riconosciamo che Dio è Dio, riconosciamo che Dio ci ha radunati qui, ma riconosciamo il nostro peccato. Fratelli e sorelle, ecco la grande eresia nel tempo. La prima grande eresia è la negazione di Dio. Al posto di Dio ci siamo messi noi, l'uomo, che deve affermarsi, voglio o non voglio questo Dio. E l'altro grande errore è che l'uomo nega di essere un peccatore. Ma dobbiamo affermare che noi siamo peccatori, che noi facciamo il male, e questo male offende Dio, sconquassa l'uomo, mette un disordine nell'universo. Questo male è il grande male dell'umanità, il peccato. E nella luce di Dio, quando noi preghiamo, nella luce dell'unico Dio, dobbiamo vedere le tenebre che stanno dentro di noi o attorno a noi, le tenebre del peccato, e dire: Padre della luce, perdona il nostro peccato. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore, che si è immolato per i nostri peccati. Te lo chiediamo per Lui che è stato crocifisso sulla croce per noi, per distruggere il peccato del mondo, il mio peccato e il peccato di tutti i nostri fratelli. Fratelli e sorelle, riconosciamo questa seconda grande verità che ci suggerisce la fede e che noi constatiamo con la nostra esperienza: il peccato, causa di tutti i mali del mondo, causa di tutti gli errori, perché la mente viene offuscata, la volontà viene indebolita, perché il corpo viene intaccato. L'uomo ha le tre componenti che stanno alla base della vera antropologia, quella antica, quella cristiana, quella non ancora inficiata dalla filosofia: spirito, anima e corpo. L'uomo in questi tre costitutivi viene attaccato dal male. Lo spirito soffre, soffre l'anima, la psiche, soffre anche il corpo. Tutte le malattie devono essere riconnesse al peccato collettivo e al peccato individuale, al peccato originale e al peccato attuale. Il grande nostro nemico è il peccato, ed è per questo che dobbiamo chiedere perdono in Cristo Gesù, che si è offerto per i nostri peccati, chiedere perdono dei peccati personali e dei peccati sociali. Padre, perdoni il nostro peccato, perdoni il peccato del tuo popolo. Quando verranno in questo Tempio a chiedere perdono, a spargere lacrime, tuo Padre, apri le orecchie alle preghiere del tuo popolo, apri gli occhi alle nostre miserie e perdono, Padre. Col perdono scende la grazia di Dio, scende il benessere per noi, come nell'anima così anche nel corpo, come nella psiche così nel corpo e così nello spirito. Il grande ostacolo viene tolto quando noi preghiamo per la remissione dei peccati, perché c'è Gesù, Figlio di Dio, che ancora si offre al Padre per i peccati del mondo,
ed è proprio nella Santa Messa che viene rinnovato il santo sacrificio del Figlio di Dio, il Salvatore nostro Gesù Cristo, Salvatore degli uomini, Salvatore nostro. Egli ci salva dal peccato e ci rimette nella grazia di Dio. E allora il Padre si sorride, il Padre è pronto a darci tutte quelle che noi chiediamo, perché Egli è veramente Padre. Ma togliamo questo ostacolo. Fratello, sorella, io parlo a te. C'è il peccato sì nel mondo, ma in questo momento anche nel tuo cuore c'è il peccato. È l'ostacolo maggiore alla grazia di Dio. Fa penetrare la luce del Verbo dentro di te. Fa penetrare l'amore dello Spirito dentro di te per essere un vero adoratore del Padre, perché cerca questi adoratori, quelli che lo adorano in spirito e verità. Ma rimuovi l'ostacolo, sciogli il tuo peccato nel dolore, nella luce di Dio, nell'amore di Dio, sciogli il tuo peccato in questo momento. Tu uomo, tu donna, tu giovane, tu ragazza, sciogli il tuo peccato. Sciogli il tuo peccato dentro il tuo cuore, mettilo fuori, fa entrare la grazia di Dio, il fuoco di Dio. Ecco, l'angelo del Signore entra nel tuo cuore, l'angelo dell'alleanza, egli viene come la lessiva del lavandaio per lavare, come il fuoco del fonditore, per purificare il tuo cuore, perché la tua oblazione sia monda e il tuo sacrificio sia gradito a Dio. Allora tu diventerai un sacrificio a Dio gradito. Allora la tua vita sarà bella e gradita al Signore. Allora rifiorirà la tua mente, il tuo cuore, il tuo corpo per quella grazia divina che scende dentro di te. Dio Padre del Cielo, in questo momento, noi tutti raccolti in questo luogo, ti supplichiamo in Cristo Gesù, mediante il tuo Spirito. Ascolta la supplica del tuo servo e di tutto Israele qui radunato, di questo tuo popolo. Noi stiamo pregando in questo luogo, tu dal luogo santo dove siedi, ascolta le preghiere del tuo popolo, dalla tua dimora, dal cielo. Ascolta, oh Padre, il cielo è qui, tu sei qui. Ascolta la nostra preghiera ed esaudisci quanto noi chiediamo. E allora che noi possiamo chiedere legittimamente a Dio quelle che... E Dio, delle meraviglie di Dio, li abbiamo visti, ancora li vedremo, perché Dio è qui, Dio è con chi prega, Dio è in questo luogo che Egli ha scelto. Fratelli e sorelle, questa è la parola che il Signore oggi ci consegna. Questa parola per noi sia spirito e vita. Amen. La purificazione diventerà un luogo di grazia. Questo luogo in cui pensiamo il nostro peccato diventerà il luogo della manifestazione della gloria di Dio, delle meraviglie di Dio. Li abbiamo visti, ancora li vedremo, perché Dio è qui, Dio è con chi prega, Dio è in questo luogo che Egli ha scelto. Fratelli e sorelle, questa è la parola che il Signore oggi ci consegna. Questa parola per noi sia spirito e vita. Amen. Leggiamo una parola che il Signore ci ha consegnato. Tutti siamo peccatori. Nessuno dice che non è peccatore. La verità è questa. Non diciamo menzogne. Perché Dio, che è verità, vuole che noi facciamo la verità. Anche che noi siamo stati
Così, perdonati dal Signore, anche se la grazia del Signore domina dentro di noi, il peccato può coglierci sempre, ma quando ci coglie il peccato, abbiamo Gesù Cristo giusto, che è qui in mezzo a noi, che vive nel corpo mistico a cui noi apparteniamo, ed è Lui che interpella Dio per il nostro peccato. Il testo è quello di Giovanni, è Gesù che interpella Dio per i nostri peccati e il perdono di Dio scende perché Gesù prega per noi e la giustizia di Gesù si effonde su di noi. E allora potremo comprendere il grande precetto dell'amore, perché è il peccato che impedisce la comunione. La comunione è luce divina dentro di noi, perché luce e amore diventano la stessa cosa. Questo è il messaggio che abbiamo ricevuto, che Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se camminiamo nelle tenebre, noi non siamo nella luce e mentiamo e non operiamo la carità e la verità. Se invece camminiamo nella luce, come Lui è nella luce, noi siamo in comunione gli uni con gli altri e il sangue di Gesù suo Figlio ci purifica da ogni peccato. Ecco, camminare nella luce e camminare nell'amore ed entrare in comunione. E quando siamo in comunione gli uni con gli altri, quando cioè apparteniamo al corpo vivo di Cristo, siccome in questo corpo vivo di Cristo domina la comunione e nella comunione c'è Dio, il nostro peccato non può esistere con Dio. Là dove c'è comunione non c'è peccato. Questa è la grande verità. Questa verità deve essere radicata in noi. Dove c'è la comunione non c'è peccato. Vuoi uscire dal peccato? Entra in comunione con Dio e coi tuoi fratelli e starei giusto della giustizia di Dio. È giunto un messaggio. Ricostruite il mio santo tempio ed io abiterò in mezzo a voi. Come potete pregare se il vostro tempio non è ricostruito? Come potete chiedere di essere esauditi se non siete in comunione gli uni con gli altri? Ricostruite il mio santo tempio ed entrate in comunione gli uni con gli altri, ed io starò in mezzo a voi ed esauderò la vostra preghiera. Grazie. Ecco, vogliamo, Signore, invocare il tuo nome. Adesso iniziamo la preghiera, invocando però lo Spirito del Signore su di noi, perché la preghiera che viene offerta al Signore sia gradita a Lui. O Spirito di luce, o Spirito di amore, scendi su di noi. È il momento in cui offriamo a Te e al Padre la nostra preghiera. Nel così è Gesù l'unico mediatore tra noi e Te. Noi offriamo la nostra preghiera. La presentiamo per le mani di Maria, nostra Madre, mediatrice tra noi e Cristo Gesù. Padre del Cielo, in Gesù tuo Figlio, alla presenza di Maria, nostra Madre,
Noi ti chiediamo per questo popolo, per tutti noi, l'abbondanza della fede, della speranza e della carità. Ti chiediamolo con un nome che tu stesso hai ricordato, perché nella comunione che tu abiti, tu che sei comunione. Ti chiediamo questa comunione viva tra di noi, senza di cui non possiamo ottenere nulla da te. Fa che non ci sia nessuno fuori di questa comunione e che tutti possiamo entrare in comunione gli uni con gli altri, perché possiamo essere tutti figli della luce. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti offriamo adesso, Signore, la nostra preghiera per la nostra patria, l'Italia, per la nostra regione, la Sicilia, per la nostra città, per i governanti a livello nazionale, regionale e locale, perché siamo illuminati da te, guidati da te, per il bene di questo popolo. Fa che non alterchino tra di loro e trascurino il bene del tuo popolo. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per quelli che amministrano la cosa pubblica, per i nostri amministratori civili e giudiziari. Signore, ti preghiamo che tutti quelli i quali sono preposti da noi e da te alla cosa pubblica in città, siano persone che amministrano bene la cosa pubblica, l'interesse pubblico, per il bene dei cittadini. Ma ti preghiamo che coloro che amministrano la giustizia camminino nella verità e nella carità, che facciano la verità nella carità e che tutto facciano per la gloria tua, non per scopi diversi, perché inquinerebbero l'amministrazione della giustizia e attirerebbero maggiori castighi su di noi. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. Ti preghiamo per gli oppressi, per i poveri, per i diseredati, per quelli che sono in difficoltà. Ti preghiamo per i carcerati, quelli che languiscono nel carcere, rei o innocenti, per tutti, perché in tutti c'è la tua immagine, perché in tutti c'è l'uomo da redimere. Ti preghiamo per i nostri carcerati, per i nostri perseguitati, per i nostri indagati, perché abbiano il conforto della tua grazia, la luce tua, e perché siano comportati da te nell'ora brutta che essi attraversano. Per questo, Signore, noi ti preghiamo. E ti preghiamo per tutti gli ammalati, per tutti gli infermi qui presenti. Tu stai guarendo tante persone. E già ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché stai toccando un uomo di 40 anni che è fegato ingrossato. Ti ringraziamo, Signore, perché tu stai facendo cadere il velo dagli occhi di una persona. Stai guarendo tante gambe questa mattina. Stai rinvigorendo tanti arti, soprattutto gambe di persone. Ti ringraziamo per quello che tu stai operando per tante persone, uomini e donne, perché stai toccando i cuori di tante persone e toccherai ancora e guarirai ancora durante questa assemblea, ma già fin da questo momento noi ti lodiamo, ti ringraziamo e ti benediciamo. Adesso seguono le preghiere.
Dio, Signore. Persone che hanno deposto nei cestini le loro suppliche. E ti ringraziamo perché a una persona che non si può reggere in piedi e di cui i medici non sanno dire il motivo, tu dici questa parola, irrobustite le mani sciacche, consolidate le ginocchia vacillanti. Il vostro Dio viene a salvarvi, non smarrite di cuore. E poi il Signore tocca una persona, un uomo, nell'albero respiratorio. Non sappiamo che cosa voglia dire, ma è l'albero respiratorio che viene toccato dal Signore e la persona guarisce. Tu che piangi, sei una donna vestita di nero e sei inconsolabile, in questo momento il Signore ti tocca. Esaudite la tua supplica. E poi a tre persone, il Signore dice, siete andate dei maghi. In questo momento io tocco il vostro cuore. Tutte e tre vi sentite sporche, confessatevi, io vi perdono, ma non peccate più. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio all'infuori di me. E adesso ascoltiamo anche le parole di questa preghiera penetrano dentro di noi, fa che noi siamo la tua Chiesa fondata nel pentimento dei nostri peccati e nell'amore di Dio che trionfa, una Chiesa unita, una Chiesa che crede, che spera, che ama. Ognuno di voi ci ha detto il Signore attraverso il fratello, ognuno di voi è la mia Chiesa, siate la mia Chiesa. È il grido di Gesù, sofferente sulla croce, ma è anche il grido di Gesù risorto, siete la mia Chiesa, siate la mia Chiesa. Luogo di salvezza, vessillo per i popoli e per chiunque guarda e vuole essere salvato. Amen. Preghiamo. O Dio sorgente di ogni benedizione, dona al tuo popolo santo i frutti della gioia e della pace, perché il mistero del Tempio che oggi abbiamo celebrato divenga per noi spirito e vita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Pronunziamo la benedizione solenne che è connessa con questa celebrazione. Dio che oggi vi ha riuniti per l'anniversario della dedicazione di del Tempio del Signore, vi colmi della sua grazia e della sua pace. Amen. Amen. Cristo vi edifichi come pietre vive del suo tempio spirituale. Amen. Amen. Lo Spirito di Dio abiti nei vostri cuori e vi unisca alla comunione gloriosa dei santi. Amen. Amen.